Buon pomeriggio, allora io vorrei parlarvi di sostanzialmente due temi l'utilizzo del GNL nel settore marittimo da due punti di vista, quello della diffusione, delle prospettive di diffusione delle navi a GNL e dall'altro il tema dei prezzi. E a questo scopo utilizzo praticamente quello che viene considerato un po' il meccanismo di monitoraggio più all'avanguardia, quello fatto dalla società di classifica DNV-GNL, che va a conteggiare praticamente le navi a GNL che sono state finora realizzate e che si prevede che siano realizzate, cioè i cosiddetti ordini, nei prossimi anni. E che sono un po' riassunte in questa prima slide, sono le navi già realizzate. E possiamo vedere l'anno di costruzione e la tipologia di nave. E sostanzialmente in prevalenza sono navi realizzate nel nord Europa, in Norvegia, e sono supply vessel a supporto praticamente delle piattaforme offshore per l'estrazione di petrolio nel mare del nord. C'è anche una buona presenza di navi di diverso tipo, che sono traghetti, ma sempre prevalentemente localizzati nell'area della Norvegia. Complessivamente DNV conteggia 57 navi alimentate a LNG. Nella figura praticamente viene riassunta un po' la localizzazione delle navi finora realizzate. Come vedete sono pochissime quelle, diciamo, in circolazione in Europa o in altre zone del mondo diverse dalla Norvegia. Diverso invece il discorso se noi guardiamo agli ordini che sono stati dati ai cantieri negli ultimi anni. E la data qui riportata è la data di consegna prevista, quindi sono ordini fatti negli anni scorsi con data di consegna al 2015 o 2016 e anche che si arriva fino al 2018. Possiamo notare, per quanto riguarda gli ordini, una fase che si è realizzata negli anni scorsi in cui sostanzialmente si è passati da un mercato ristretto a un mercato molto più ampio e diversificato, in cui non solamente diciamo, le commesse vengono da società localizzate nel nord Europa, ma sono anche a più ampio spettro e soprattutto più diversificate in termini di tipologia. Fino a pochi anni fa qualcuno metteva in dubbio che ad esempio ci fosse un interesse a realizzare navi container a LNG, però possiamo notare che ci sono diversi ordini di navi container e una di queste credo che sia stata la prima nave container che è stata consegnata proprio nelle scorse settimane. E, oltre alle container vediamo degli ordini di tag, cioè di rimorchiatori, quindi navi, unità navali, insomma, utilizzate o all'interno del porto o anche in altura, sempre a supporto delle piattaforme. E nel grafico possiamo notare che per quanto riguarda gli ordini cambia completamente la struttura geografica di questi ordini, per cui non è più solamente la Norvegia, ma è anche l'Europa, soprattutto in relazione alle aree secche del nord Europa, e anche gli Stati Uniti, dove anche negli Stati Uniti c'è da qualche anno in vigore un'area secca, quindi un'area dove le emissioni sono controllate con dei limiti più ambientali per quanto riguarda il canale del Zolfo più stringenti, e questo favorisce la realizzazione di navi a LNG. Complessivamente in questa contabilità siamo arrivati a circa 134
fra navi già circolanti e nuovi ordini. Le navi già circolanti sono rappresentate dalla striscia blu, quegli ordini la striscia verde. In quest'altro vediamo aggiungersi un'altra colorazione, sono le cosiddette LNG ready ship, cioè navi progettate prive dell'apparato dei sistemi LNG, ma con gli spazi di rispetto e le condizioni di volumetria nave per non solo volumetria ma anche le condizioni di stabilità e così via, che sono le condizioni necessarie per poter poi successivamente ospitare un sistema LNG nel momento in cui evidentemente l'armatore lo ritenga più opportuno. Questa curva di crescita, che vediamo che sta assumendo un andamento molto marcato, qualche anno fa lo stesso DNV aveva previsto che al 2020 si sarebbero realizzate 1000 navi, e come vediamo però al momento, al 2018, siamo a 160, quindi c'è sicuramente un rallentamento rispetto alle previsioni iniziali. La ragione sostanziale di questo rallentamento è dovuto al fatto che non c'è ancora una normativa internazionale che consenta agli stati di bandiera di autorizzare navi e iscrivere nei registri nazionali navi LNG. Solamente quest'anno l'International Maritime Organization, anche nell'ultima riunione, ha adottato il cosiddetto codice IGF, che è la base su cui le diverse amministrazioni poi predispongono le normative nazionali di recepimento per quanto riguarda gli standard di sicurezza per la costruzione di navi alimentate a LNG. E questo andamento è proprio che vi dicevo, questo spostamento che sta realizzando è rappresentato un po' dalla differenza che c'è fra quella linea che vedete, che erano le previsioni iniziali di DNV, e l'andamento effettivo degli ordini. E poi in realtà quest'anno è successa un altro fatto nuovo, che è la modifica del regime dei prezzi, che potrebbe cambiare un po' le cose. E allora veniamo un po' al secondo tema del mio intervento, che riguarda appunto la questione dei prezzi dell'LNG nel settore marittimo. La premessa per parlare dei prezzi dell'LNG è parlare dei combustibili marini oggi. E qui vediamo cosa è successo al prezzo del greggio nell'ultimo anno. A partire da luglio assistiamo a questa forte riduzione e a una successiva fase di stabilizzazione su livelli abbastanza bassi. Le proiezioni a lungo termine dei grandi enti internazionali sono comunque che al 2025-2030 si torni comunque a livelli molto elevati che hanno caratterizzato gli anni scorsi, ma nell'immediato, nei prossimi 5 anni, diciamo, la proiezione è quella di prezzi abbastanza bassi, e questo per i volumi di offerta di petrolio molto, molto elevati che si prevedono nei prossimi anni. I combustibili marittimi seguono questo andamento. I prezzi delle due tipologie principali di fuel oil marittimo, inteso come residuo del processo di raffinazione, l'IFO 380 e l'IFO 180. Sostanzialmente l'IFO 380 costa leggermente di meno rispetto al 180, ma come vediamo hanno avuto la stessa forte riduzione. Se guardiamo invece a un altro carburante marittimo meno diffuso, che viene utilizzato soprattutto dal naviglio minore e dai traghetti, ad esempio nei collegamenti con le isole o sullo stretto, cioè il marine diesel oil, con anche la sottospecie del marine gas oil,
che ai sensi della normativa europea deve rispettare un tenore massimo di zolfo dello 0,1%, questo è in Europa, e sostanzialmente anche qui vediamo una forte riduzione. Quello che c'è da sottolineare è questo, che fra le due tipologie principali di carburanti marittimi, l'heavy fuel oil, che sono quelli che ho fatto vedere prima, e il marine diesel oil, c'è una forte differenza di prezzo, che sostanzialmente è del 50% circa, per dare un ordine di grandezza. Cioè il marine diesel, i cosiddetti distillati marini, costano molto di più rispetto al carburante prevalentemente utilizzato dalle navi, che è l'heavy fuel oil, che essendo un residuo della raffinazione è il carburante al costo minimo praticamente sui mercati internazionali delle varie tipologie di carburante da petrolio. Passiamo a questo punto al GNL. Questi sono i prezzi del GNL rilevati a livello globale dalla Commissione Federale degli Stati Uniti, che segue questo monitoraggio dei prezzi del GNL nelle varie aree del globo. Come noto, non c'è un prezzo globale per quanto riguarda il GNL, ma ci sono dei prezzi regionali molto, molto diversi, e soprattutto l'anno scorso erano molto differenziati, con dei picchi, come vediamo, in Giappone e nel Sud America. Il livello minimo per quanto riguarda gli Stati Uniti, dove c'è una elevata disponibilità soprattutto per uso interno, e solo di recente sono stati autorizzati dei progetti per la liquefazione e l'esportazione dagli Stati Uniti in paesi diversi dalle aree NAFTA. E questi sono i prezzi del GNL rilevati recentemente, quindi a distanza di un anno. Possiamo notare due cose: innanzitutto che così come c'è stata una caduta del prezzo del petrolio, si assiste anche a una forte riduzione dei prezzi del GNL. Questi sono prezzi cosiddetti landed price, cioè i terminali di importazione nelle varie aree del globo. Il secondo fatto da notare è che la forte differenza che era presente fino all'anno scorso sta venendo meno, per cui anche in Giappone e in Sud America c'è stata una forte riduzione rispetto alle altre aree, e un tendenziale allineamento con i prezzi anche europei, e questo è il fattore che sta riportando l'LNG anche all'importazione anche in Europa e nei terminali italiani, in particolare Adriatic LNG, quello come ci hanno anche evidenziato stamattina, che sta tornando a importare. Questo slide è un altro modo per far vedere i prezzi dell'LNG in Europa, in particolare in Spagna, che è l'area più vicina a noi fra UK e Belgio. Il prezzo, insomma, siamo a 6 dollari per milione di BTU, siamo a livelli molto superiori rispetto agli Stati Uniti, e in una ipotesi di esportazione dagli Stati Uniti verso l'Europa, questo significa che al costo di esportazione dagli Stati Uniti andrebbe aggiunto il costo del trasporto in Europa, e quindi c'è una buona possibilità anche che l'esportazione dagli Stati Uniti possa eventualmente anche portare a un ulteriore ribassamento dei prezzi dell'LNG. Se vogliamo ragionare a questo punto in termini di confronto fra prezzi dell'LNG e prezzi dei carburanti petroliferi, occorre tener conto non solamente del prezzo del carburante, ma anche del prezzo della componente di costo relativa alla distribuzione del GNL, perché negli slide precedenti hanno fatto vedere i prezzi del GNL e terminali di importazione del GNL. Manca una componente di costo, che è quella della distribuzione dal terminale fino all'utilizzatore finale, che è la nave, che è la nave che spesso e non necessariamente è collocata presso il terminale, ma può essere molto distante, e quindi occorre
generalmente una bettolina a GNL che vada ad alimentare la nave, ma può essere anche un camion a LNG che va ad alimentare la nave. Questa componente di costo è valutabile all'incirca, sono prezzi di letteratura, compresa tra un terzo e un mezzo rispetto al prezzo del GNL. Quindi nelle barre blu ho rappresentato il costo per l'utilizzatore finale, che deriva dalla sommatoria del prezzo del carburante più il costo della distribuzione. E questo è un confronto ai prezzi del 2014, cioè prima della caduta del prezzo del petrolio. E possiamo vedere che alle condizioni precedenti di ieri c'era una forte convenienza del GNL rispetto ai due principali combustibili marittimi. Allora, di queste due tipologie di combustibili, quello rosso rappresenta quello attualmente utilizzato nel Mediterraneo, quello arancione è marine gas oil, quello che viene oggi utilizzato solamente nella fase di stazionamento in porto da parte delle navi, ma che da partire dal 1 gennaio del 2020 sarà obbligatorio anche nel Mediterraneo fondamentalmente. Quindi sostanzialmente dietro queste due barre, quella rossa, intravediamo il confronto fra l'LNG e la situazione attuale, la situazione di convenienza per l'armatore rispetto alla situazione attuale nel Mediterraneo. Il confronto rispetto alla barra arancione invece rappresenta il confronto di convenienza dell'armatore con la futura normativa a partire dal 2020. Oggi questa situazione è cambiata, non ho predisposto un confronto analogo, ma sostanzialmente se l'avessi fatto, oggi Leni ha usato degli slide in cui sostanzialmente ha fatto vedere lo stesso confronto, le barre dell'LNG sostanzialmente sono allo stesso livello di quella rossa, cioè dell'heavy fuel oil, siamo agli stessi livelli a parità di contenuto energetico, mentre c'è una forte convenienza rispetto alla barra arancione. Questo significa che allo stato attuale nel Mediterraneo, a parità in termini esclusivamente di confronto energetico, l'armatore si trova di fronte due combustibili che hanno praticamente lo stesso costo, mentre nella prospettiva 2020 già oggi c'è una forte convenienza per l'LNG che è quantificabile intorno a circa il 30%. Il punto dolente è il fatto che l'armatore non si accontenta di vedere i costi del carburante, ma per fare un confronto idoneo va a vedere anche i cosiddetti extra costi tecnologici. Cioè la nave LNG costa di più sia in termini di investimento che poi di manutenzione generalmente rispetto a una nave convenzionale, e quindi è necessario fare dei calcoli molto precisi anche nell'ipotesi del 2020 su quale sia la soluzione più conveniente. La mia società ha fatto questo tipo di, si chiama ECBA Project, una società che rappresenta una società di consulenza economica, ha fatto questo tipo di valutazioni nello scenario del 2014 su due navi tipo, una è una RoRo di medie dimensioni, l'altra una porta container di piccole dimensioni, e è un confronto al 2020, cioè nella situazione post 2020, cioè fra da un lato la nave con alimentazione convenzionale e dall'altro lato una nave con alimentazione a GNL. E l'alimentazione convenzionale nello scenario del 2020 è a marine gas oil, per rispettare il limite dello 0,5% a partire dal 1 gennaio 2020. In queste ipotesi il risparmio di costo esclusivamente dal punto di vista energetico, con la vecchia struttura dei costi vigenti nel 2014, è del 46% addirittura, quindi ci sarebbe una forte convenienza per l'LNG. Il problema è che sono i costi di investimento che sono necessari e i costi operativi aggiuntivi derivanti dalla maggior manutenzione richiesta dal sistema a LNG, che spesso, anche se non in tutti i casi, è un sistema a dual fuel, quindi che richiede una doppia alimentazione, quindi per così dire una duplicazione delle problematiche manutentive. Ovviamente sono possibili anche, diciamo, delle alimentazioni non dual fuel,
dedicate al gas naturale, ma in questa fase, soprattutto nel Mediterraneo, è fondamentale avere la massima flessibilità, tant'è vero che la quasi totalità delle nuove navi in ordine sono dual fuel. E qui semplicemente si illustra poi il risultato in termini di redditività, tenendo conto anche dell'extra costo di investimento e operativo, per cui invece di avere un risparmio del 46% c'è comunque una convenienza notevole che è pari al 24%. Cioè un armatore ottiene una riduzione del valore attuale netto, quindi è il beneficio accumulato nella vita della nave, che è pari al 24% rispetto al complesso del bilancio di una gestione nave di tipo convenzionale. Quindi sicuramente fino all'anno scorso si poteva dire che l'LNG era molto conveniente per la costruzione di navi nuove con entrata in funzione dopo il 1 gennaio 2020 a favore del GNL. E per quanto riguarda ovviamente il nuovo scenario che si è determinato negli ultimi mesi, occorre ovviamente rifare i conti. A mio parere sicuramente i conti sarebbero favorevoli per l'LNG, ma con delle percentuali probabilmente più risicate e assottigliate. Tenete conto che comunque queste valutazioni sono delle valutazioni di letteratura, non sono valutazioni specifiche a livello di singola nave, perché per fare questo tipo di valutazioni fatte bene, quindi a livello di studio di fattibilità economica, vanno fatte in maniera molto accurata, tenendo conto di tutti gli aspetti. Per chiudere, non ho parlato della desolforazione, che è l'altra opzione in concorrenza al GNL, per in alternativa al GNL, opzione rispetto alla quale gli armatori si trovano oggi comunque a fare questi conti di convenienza. E effettivamente l'opzione di desolforazione è altrettanto conveniente, perché comunque la desolforazione consente di continuare a utilizzare il carburante sporco semplicemente abbattendo gli inquinanti alla fine del processo, ma dal punto di vista economico quindi c'è la possibilità di utilizzare un carburante marino convenzionale, residuo di raffinazione a basso costo, e di spendere di più in termini di investimento e di manutenzione. Ecco, quando si va a fare i calcoli di redditività finanziaria su desolforatori, è importante tenere conto del fatto che i desolforatori in realtà comportano un incremento dei consumi nave che è valutato intorno al 2-3%, e questo per l'armatore è un elemento molto importante, perché comunque un 2-3% di costi di carburante aggiuntivi sono ingenti, e spesso nelle valutazioni poi di redditività non si tiene conto di questo aspetto. Quindi insomma, ho dato una panoramica un po' introduttiva su questi aspetti, direi questo. Qualcuno ha delle domande? Va bene, lascio la parola al mio successivo intervento.